Buongiorno, benvenuti a Omnibus e benvenuto a Gianni Cuperlo del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno, esponente di spicco della minoranza del Partito Democratico che ieri era riunita con tutto il partito perché c'era l'assemblea dei gruppi parlamentari con Renzi, quindi ha finito anche tardi e c'è a Omnibus, insomma, un'ora quindi grazie civile, innanzitutto. Un'ora civile però è finita con strappi. Perché altri tre, cioè Da Torre, Gianpaolo Galli, volevo dire Carlo Galli e Follino, Vincenzo Follino, hanno lasciato il partito, hanno annunciato il loro addio al partito. Lei invece resta? Sì, non so se questa è una buona notizia, ma sì, io resto. La riunione è stata lunga, è introdotta dal segretario Premier con una ampia introduzione dedicata in larga parte alla legge di stabilità, ma che poi ha toccato anche dei punti politici. Secondo me è stata una serata che ha avuto un aspetto positivo ed un aspetto negativo. Naturalmente quello negativo è quello che lei ha appena ricordato. Quello positivo è che sulla stabilità, da parte del segretario e presidente del Consiglio, c'è stata una disponibilità a considerare il Parlamento un luogo dove si discute e si lavora per migliorare la manovra. E quindi non un'offerta blindata dove prendere o lasciare, ma la possibilità di avanzare delle proposte, degli emendamenti, delle correzioni. E questo mi sembra, poi al di là del merito, che se vuole discutiamo più avanti, mi pare un fatto positivo. L'elemento negativo della serata, senza dubbio, è quello che lei ha appena ricordato. Ci sono tre deputati del PD, Alfredo Dattore, Carlo Galli e Vincenzo Follino, che hanno annunciato attraverso un intervento, devo dire anche molto equilibrato e molto garbato nei modi e nei toni di Alfredo Dattore, la scelta di lasciare il Partito Democratico. E questo è un elemento che produce rammarico, dispiacere per la qualità delle persone che se ne vanno e perché ogni volta che qualcuno lascia una comunità politica come un partito, io penso sia una ragione di riflessione, anche un elemento, una ferita per tutti, anche per la maggioranza, anche per chi guida quel partito. Tanto più, aggiungo solo questo, che non si esce da un partito perché si è in dissenso su un emendamento, non si esce da un partito perché si è in dissenso con un provvedimento legislativo, cosa che è accaduta nei mesi passati più volte, con frequenza. Si può uscire da un partito perché non si riconosce più la natura, la funzione di quel progetto, non ci si riconosce più nella cultura politica. E questo è il caso di Da Torre, perché se lei dice che di Da Torre degli altri, nel senso... Da Torre è una delle figure dei giovani dirigenti del PD, proveniente dall'esperienza dei DS, che ha avuto un ruolo anche significativo nella gestione di Bersani ed è una persona di grande qualità che voi conoscete, è stato spesso ospite. Carlo Galli è uno dei politologi più autorevoli che ci sono nel nostro paese, autore di saggi molto significativi, è una delle poche personalità della cultura, dell'intellettualità italiana che in qualche modo questo partito aveva reclutato anche nell'esperienza parlamentare. Vincenzo Follino è un esperto parlamentare, dirigente Tanto politico. Do il benvenuto a Maurizio Lupi. Buongiorno. È un dirigente politico di lungo corso della Basilicata. Sono tre profili diversi, ma sono tre profili che rispecchiano, che riflettono tre ambiti, tre possibili mondi e quindi da questo punto di vista certo bisogna riflettere. E riflettere su che cosa? Sulle ragioni che portano questi nostri colleghi a compiere questa scelta. Noi sbaglieremmo a pensare che sono delle scelte individuali. Dietro c'è un elemento di disagio, di difficoltà, secondo me, del Partito Democratico. Sarà anche l'oggetto di questa trasmissione. E però, parte di questa forse allora, questo episodio di ieri sera, questo momento, strappo. Questo strappo di ieri sera, ci dice anche che le domande, alcune domande poste in questi mesi sulla natura di questo progetto, cioè traducendo dove va questo partito, dove lo vogliamo portare, sono domande che oggi hanno una maggiore urgenza di avere una risposta.